Allora, nel laboratorio di robotica ci occupiamo moltissimo di mani robotiche e di multiarto, contatto, per simulare, diciamo, la presa di oggetti, per realizzare la presa di oggetti. In che contesti? Molto in contesti medici. Contesti medici di tipo operatori di tipo chirurgico, strumenti di tipo chirurgico, in riabilitazione o anche in ambito prostetico. E nell'ambito di questi contesti stiamo realizzando anche dei simulatori. Se potesse inquadrare questo oggetto, che è veramente molto carino, è una cosa che stiamo sviluppando recentemente, è miniaturizzato, è una struttura robotica che consente di applicare delle forze sul polpastrello, perché quando io afferro un oggetto, di fatto creo in questo, per esempio, quando io afferro questo oggetto, creo delle forze sui polpastrelli che mi realizzano nel mio cervello il discorso che sto afferrando qualcosa, e questo è simulato sul dito. Quindi in questo modo io posso simulare la presa, il contatto in contesti di tipo riabilitativo o anche gaming oppure social communication. Questo tra l'altro è un progetto che è stato selezionato dal Ministero dell'Innovazione per rappresentare l'Italia degli innovatori nel 2010 all'Expo di Shanghai, e abbiamo molti ora quello è una cosa che potrò far vedere, però potete immaginare come qualcuno che accarezza per esempio il bimbo a distanza, e io percepisco con questi dispositivi esattamente le stesse interazioni tattili che ci sono nella realtà vera.